Allora, mister, benvenuto ad Agropoli, una vittoria importantissima, sicuramente una partita che inizierà, diciamo, in maniera un po' contratta, poi alla fine la sua squadra è uscita fuori e soprattutto ha colpito nei contropiedi. Sì, ma abbiamo iniziato contratti perché il Sorrento è una buona squadra, ci ha obbligato il Sorrento a sbagliare tanti passaggi e a rimanere là dietro. Perché il Sorrento è una squadra pronta che viene da due vittorie di seguito in Coppa Italia. Dopo, a metà del primo tempo, c'è stato un attimino un cambio di tendenza. Siamo un pochino saliti, abbiamo fatto il gol, abbiamo avuto altre due o tre occasioni che non abbiamo sfruttato per eccesso per precipitazione. E dopo abbiamo fatto discretamente bene, sicuramente siamo contenti, anche se nel possesso palla bisogna migliorare molto. Abbiamo notato anche la squadra comunque delle qualità importanti, anche se comunque c'è questo campo pesante, soprattutto oggi che ha piovuto, per una squadra che comunque indietro di preparazione ha influito abbastanza. Assolutamente, infatti abbiamo finito un pochino in affanno nonostante fossimo in superiorità numerica, però è uscito fuori lo spirito combattivo e la voglia di portare a casa il risultato, perché è vero che hanno preso una traversa, però noi tante situazioni potevamo sfruttarle meglio. Però ripeto, non sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, su cosa non è andato, però questi tre punti li abbiamo meritati e ce li teniamo stretti. L'impressione è quella che anche il lavoro societario è stato molto importante, perché abbiamo visto giocatori anche giovani molto molto preparati. Sì, ma l'avevamo detto, noi ne siamo convinti. Adesso la società sicuramente prenderà anche la punta centrale, perché è quello che ci manca. Stiamo chiedendo un sacrificio enorme a Carlo Refice, che non è il suo ruolo, però nonostante questo si batte con grande coraggio ha fatto bene quando è stato spostato esterno. Però ripeto, non bisogna fare voli pindarici, bisogna lavorare sapendo che dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, però ripeto, questa è una buona partenza che ci auguravamo tutti quanti. Adesso si va a Foggia, qual è l'obiettivo della squadra? L'obiettivo della squadra è quella di fare meglio possibile. Sinceramente non ci ho pensato ancora, martedì ci cominciamo a pensare, però sicuramente è uno stadio importante e ci teniamo a far bene, però è una partita come tutte le altre, bisogna cercare di andare a far punti, perché adesso che magari le squadre non sono ben assestate come noi, magari si possono cogliere di sorpresa, però sono convinto che sarà una partita difficile contro un avversario che è sicuramente di rango. Una piccola nota abbiamo dato, che comunque l'Agropoli attualmente non ha un secondo portiere, prima c'era Capone, ora c'è un giovane. Stiamo provvedendo anche a questo, c'è stato un piccolo problemino e fortunatamente è andato tutto bene, in settimana verrà risolta anche questa problematica. Allora, mister Maiuri, una sconfitta, anche se la sua squadra comunque non ha per niente terminato. È una sconfitta, insomma, però bisogna anche riconoscere che non abbiamo giocato come al solito. Ora i motivi non riesco a spiegarmeli, proverò a capire da domani con i giocatori quali siano. Detto questo, con due tiri in porta ci abbiamo preso due gol, secondo quando stavamo in 10 abbiamo tentato con dei cambi di mantenere un atteggiamento offensivo con degli equilibri anche. Poi in 10 abbiamo avuto la forza di dimezzare lo svantaggio, prendendo poi una traversa, un paio di situazioni, un colpo di testa che è uscito fuori, delle situazioni molto propizie anche per pervenire al pareggio. Quindi prendiamo di buono lo spirito finale e andiamo a lavorare su quello che può essere fatto meglio, e mi riferisco, insomma, anche a un altro tipo di prestazione, perché credo di avere dei giocatori che possono fare delle prestazioni migliori, come il loro allenatore poteva fare una prestazione migliore oggi. Ecco, diciamo che alla vigilia sia lei che Ferrazzoli avevano, diciamo, annunciato di voler fare una partita, diciamo, più brillante, più aperta. Ha influito questo campo molto pesante per una gara, diciamo, che è iniziata in modo molto contratto, poi si è un pochino aperta, però la Agropoli ha colpito più che altro sui contropiedi, mentre invece la sua squadra comunque si è svelata forse in ritardo, complice anche l'espulsione. Certamente l'espulsione è stato un macigno, perché eravamo già sotto, abbiamo regalato un uomo e quindi è stato un macigno. Noi abbiamo cercato di fare partita per come siamo abituati, in alcuni frangenti siamo stati abbastanza impacciati anche nella gestione del pallone, non riesco a capire il perché, probabilmente
non so, era la prima volta che giocavamo su un campo in erba, non so se è cambiato qualcosa, ma non credo, comunque non diamoci degli alibi, perché sennò saremmo dei, doppiamente dei perdenti. Abbiamo perso la partita, da domani ci ritroveremo cercando di crescere, capendo che è dura con tutti quest'anno, in questo giorno è difficilissimo. Gione H, è difficilissimo appunto, il Sorrento quest'anno ha in piano di fare, nei piani di fare qualcosa di più, oppure sempre puntare alla salvezza come lo scorso anno? No, il Sorrento deve salvarsi, lo deve fare anche cercando un certo tipo di qualità di prestazione che oggi non c'è stata. Il nostro obiettivo è quello, e insomma la prima giornata di campionato facciamo drammi, perché abbiamo tutto il tempo per rialzarci e prendere il nostro cammino.